Ha preso il via da Piazza Vittorio Veneto a Salerno l'insieme di eventi per celebrare anche nel comune di Salerno la giornata delle Forze Armate dell'Unità d'Italia. Qui, nei pressi della stazione ferroviaria, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, in compagnia dei vertici militari, ha deposto delle corone d'alloro al monumento dei caduti per poi spostare le celebrazioni all'interno del Teatro Augusteo con la lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. In questa giornata rendiamo onore alle Forze Armate che con la loro dedizione e il loro contributo hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico, ha ricordato il Presidente della Repubblica. Il 4 novembre richiama con rinnovata commozione le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale. Continua il messaggio del Presidente della Repubblica, un conflitto che lacerò e devastò l'Europa intera. Fu una grande prova per i tanti che provenienti da ogni angolo del paese, affratellati sotto il tricolore con coraggio ed eroismo, ricongiunsero Trento e Trieste alla nazione. Ed anche il prefetto di Salerno, Francesco Russo, nel suo intervento non ha mancato di rivolgere un pensiero all'unità d'Europa, pensando alle difficoltà dell'attuale contesto con la guerra in corso in Ucraina. Certo, la memoria è fondamentale. Noi ricordiamo soprattutto tutti i caduti delle guerre nella giornata di oggi, quindi da questo punto di vista è una giornata cruciale, perché ne abbiamo avuti tanti nel processo di unificazione del paese durante la Seconda Guerra Mondiale, e per cui è assolutamente importante. E poi chiaramente in questo noi, con il pensiero, va a tutti coloro i quali hanno sacrificato la loro vita anche nella costruzione della democrazia, della nostra Repubblica, e che anche attraverso questo lavoro quotidiano poi sono state vittime di fatti criminali che sono accaduti negli anni. Quindi è un pensiero comune a tutti i nostri defunti per la libertà e per la nostra patria. Di questa giornata, in questo momento storico, forse l'aspetto più rilevante, perché questa è anche la giornata dell'unità nazionale, è proprio quella dell'unità, l'unità dell'Italia, l'unità dell'Europa in questo momento così complesso, in cui effettivamente ci sono anche delle difficoltà determinanti dalla terribile guerra che c'è sul territorio ucraino. E sono venute fuori anche in qualche modo, qualche volta, anche degli egoismi e cose. È proprio necessario superare tutto questo ed avere una strada comune, unita, unitaria, per tutti noi. Per questo questa giornata è ancora più particolarmente simbolica in questo momento, e quindi partecipiamo tutti quanti insieme a queste cerimonie con un afflato ancora più forte, proprio perché ci troviamo in una situazione nuova, come ho detto anche in altre occasioni, rispetto ad un lungo periodo post bellico in cui tutto questo non c'era, insomma. Quindi è opportuno viverla con grande impegno.